Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata concludiamo il percorso delle coppe europee, a cominciare come sempre dalla Champions League. Le semifinali, la prima vedeva di fronte i tedeschi del Borussia Dortmund e i francesi del Paris Saint-Germain. Ebbene, doppia vittoria clamorosa dei tedeschi contro i favoritissimi francesi. L'andata in Germania è stata decisa da Füllkrug, il ritorno in Francia con una rete di Hummels, quindi doppio 1-0 per i gialloneri che eliminano il Paris Saint-Germain e approdano in finale. La seconda sfida vedeva di fronte due grandi favorite del torneo, il Bayern Monaco e il Real Madrid. All'andata in Germania 2-2 con la doppietta di Vinicius, che risponde ai gol di Sané e Harry Kane su calcio di rigore per i tedeschi. Di ritorno in Spagna ha visto il vantaggio dei tedeschi con Davis, ma poi nei minuti conclusivi la doppietta del neo entrato Joselu regala alla squadra di Ancelotti una finale, l'ennesima della sua storia. La finale che si è giocata al Wembley Stadium di Londra in Inghilterra ha visto quindi di fronte il Borussia di Dortmund e il Real Madrid. La sfida si è decisa con la vittoria ancora una volta del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Carvajal e Vinicius regalano la 15ª coppa al club spagnolo, la quinta personale del tecnico italiano a livello di allenatore, ed è record per il calcio europeo. Passiamo all'Europa League, dove c'erano due squadre italiane impegnate in semifinale. La prima sfida vedeva di fronte l'Olympique Marsiglia e la sorpresa della stagione, l'Atalanta. L'andata in Francia si è conclusa 1-1, vantaggio bergamasco con Scamacca. Riprende il risultato per i francesi Bemba. Il ritorno a Bergamo è un monologo nerazzurro. Lookman, Ruggeri e Touré siglano il 3-0 finale, con cui i bergamaschi raggiungono una storica finale. La seconda semifinale vedeva di fronte la Roma di De Rossi impegnata contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. L'andata all'Olimpico ha visto la vittoria dei tedeschi per 2-0 con le reti di Wirtz e Aldrich. Il ritorno in Germania, la Roma si porta prima sul 2-0 con la doppietta di Paredes e Trabigol su calcio di rigore, quindi sfida riequilibrata, ma poi una sfortunata autorete di Mancini e Stanisic riportano il risultato in parità ed eliminano la Roma, qualificando i tedeschi per la finale, che si è giocata all'Aviva Stadium di Dublino, quindi tra l'Atalanta e il Bayer Leverkusen. La partita è stata uno strepitoso Lookman, il protagonista, 3-0 per l'Atalanta di Gasperini, che quindi si aggiudica per la prima volta un trofeo europeo, un evento quindi storico per l'Atalanta. Complimenti ai nerazzurri. Passiamo alla Conference League, dove era impegnata la Fiorentina di Vincenzo Italiano, impegnata contro il Bruges. All'andata a Firenze ha visto la vittoria dei Viola con le reti di Sottil, pareggiata poi dal rigore di Vanaken. Ancora la Fiorentina in vantaggio con Belotti, ennesimo pareggio dei belgi con Thiago. Il risultato finale di 3-2 è stato siglato da Nzola. Il ritorno in Belgio ha visto il vantaggio ancora dei belgi con Vanaken, pareggiato da Beltran su calcio di rigore, che quindi regala alla Fiorentina la seconda finale consecutiva di Conference League, dove trova l'Olympiacos che con grande sorpresa elimina i favoriti dell'Aston Villa. 2-4 la sfida giocata a Birmingham con El Kabi, grande protagonista con una tripletta, poi le reti di Watkins e Diaby per l'Aston Villa, l'ultima rete di Eze per i greci. 4-2 finale per i greci. Al ritorno in Grecia, proprio ad Atene, ha visto la nuova vittoria dell'Olympiacos con una doppietta ancora di El Kabi, quindi 2-0 finale. Olympiacos in finale contro la Fiorentina, che la finale si è giocata in Grecia, proprio in casa dei greci dell'Olympiacos, non nel loro stadio ma nella loro città, l'Agia Sofia di Atene. Ha visto il risultato di parità 0-0 alla fine dei regolamentari, ma proprio nei minuti conclusivi dei supplementari ancora El Kabi siga il gol vittoria per l'Olympiacos, di nuovo beffa quindi per la Fiorentina italiana, che si ferma di nuovo a un passo dal successo. Ma andiamo anche oltre i confini europei, parliamo delle Champions League di altri continenti, a cominciare dalla Champions League africana. Un torneo a 16 squadre, le migliori 16 del continente africano si sono sfidate per il titolo di campione continentale. Formula semplicissima, 4 gironi da 4 squadre, poi quarti di finale, semifinale e finale in gara doppia e non gara singola come in Europa. Cominciamo con la prima sfida tra il Simba, squadra della Tanzania, e il Al Ahly, squadra egiziana. Doppia vittoria di questi ultimi, prima 1-0 in trasferta e poi 2-0 in casa. La seconda sfida vede di fronte il Mazembe, squadra della Repubblica Democratica del Congo.
Congo sfidare il Petro Atletico, squadra dell'Angola. Hanno la meglio i congolesi con il ritorno 2-1 dopo lo 0-0 dell'andata. La terza sfida vedeva di fronte una squadra della Tanzania, lo Young Africans, e i Mamelodi Sundowns del Sudafrica. Doppio 0-0 in questa sfida che si decide ai calci di rigore in favore dei sudafricani. L'ultimo quarto di finale di fronte vedeva i tunisini dell'Esperance di Tunisi e gli Ivoriani, squadra della Costa d'Avorio dell'ASEC Mimosas. Anche qui doppio 0-0, sfida decisa ai calci di rigore con la vittoria dei tunisini. In semifinale quindi l'Esperance Tunisi ha sfidato il Mamelodi Sundowns, doppia vittoria dei tunisini per 1-0 che si qualificano in finale. La seconda semifinale vedeva di fronte invece il Mazembe e l'Alali con la vittoria degli egiziani per 3-0 nella sfida di ritorno che si guadagnano l'ennesima finale della loro storia. Quindi doppia finale tra l'Esperance di Tunisi e l'Alali, squadra egiziana. La vittoria è andata un'altra volta agli egiziani, 1-0 nella sfida di ritorno giocata in casa dopo lo 0-0 in trasferta. Quindi Alali, campione d'Africa, si conferma come la migliore squadra del continente africano. Andiamo in Asia per la AFC Champions League. Qui 40 squadre nella fase a gironi, il regolamento è leggermente diverso. Ci sono 5 gironi della zona occidentale del continente, 5 gironi della zona orientale del continente. Questo perché? Per favorire le trasferte, soprattutto dei club, vista l'enorme dimensione del continente asiatico, e quindi agevolare gli spostamenti. Negli ottavi di finale si qualificano le migliori 5 dei gironi di ogni zona, più le 3 migliori di ogni zona, 3 per la zona ovest e 3 per la zona est. Questa suddivisione continua fino alle semifinali, dove le squadre sono divise geograficamente, fino alla finale, dove la migliore squadra dell'ovest e la migliore squadra dell'est si incontrano per il titolo di campione continentale. Cominciamo il resoconto come al solito dai quarti di finale, dalla zona occidentale, che vi dico si snoda tra l'Asia Minore, il Medio Oriente, la penisola arabica, l'Asia centrale e fino all'India, mentre per la zona orientale si parla di Cina, Corea, Giappone, sud-est asiatico fino all'Australia. Cominciamo come detto dalla zona occidentale, che vedeva di fronte nel primo quarto di finale l'Al Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti, sfidare l'Al Nassr, squadra dell'Arabia Saudita. E qui c'è una grande sorpresa, perché gli emiratini eliminano l'Al Nassr, la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo. Quindi grande sorpresa, pronostico ribaltato. Ai calci di rigore si è decisa la sfida dopo l'1-0 per gli emiratini nell'andata e il 4-3 degli arabi nella gara di ritorno. Quindi successo per l'Al Ain. Nel secondo quarto di finale, derby tra squadre dell'Arabia Saudita, l'Al Hilal e l'Al Ittihad, con il successo dei primi con un doppio 2-0 per la squadra delle vecchie conoscenze del calcio italiano, come Koulibaly, ricorderete, al Napoli, e Milinkovic-Savic, che ricorderete, alla Lazio. Nell'Al Ittihad invece gioca una vecchia gloria del Real Madrid, Karim Benzema, ma il successo va all'Al Hilal. Nella zona orientale del continente c'è la sfida tra lo Yeonbuk Hyundai, squadra della Corea del Sud, e l'Ulsan Hyundai, anche questi coreani, quindi un derby tra squadre coreane, con il successo dell'Ulsan, 1-0 nella sfida di ritorno dopo il pareggio dell'andata, quindi Ulsan in semifinale. Nella seconda sfida c'erano di fronte lo Shandong, squadra cinese, e lo Yokohama Marinos, squadra giapponese. Hanno la meglio i giapponesi, doppio successo, 2-1 prima in trasferta e poi 1-0 tra le mura amiche. Nelle semifinali la prima sfida tra l'Al Ain e l'Al Hilal ha visto il successo di nuovo degli emiratini, 4-2 all'andata, poi sconfitta 2-1 ritorno, però ininfluente ai fini della qualificazione, quindi Al Ain è qualificato in finale. Mentre nella seconda sfida tra i coreani dell'Ulsan Hyundai e i giapponesi dello Yokohama Marinos, la sfida si è decisa ai calci di rigore, successo all'andata per l'Ulsan, ritorno in favore dei giapponesi, 4-5 per lo Yokohama Marinos ai calci di rigore, che quindi si aggiudicano l'ingresso in finale. La finale, quindi doppia sfida anche qui tra i giapponesi dello Yokohama Marinos e gli emiratini dell'Al Ain, ha visto l'andata il successo dei giapponesi per 2-1, ma il ritorno giocato negli Emirati Arabi, largo successo dell'Al Ain, 5-1, che quindi si aggiudica il titolo di campione d'Asia. Quindi complimenti alla squadra allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Hernan Crespo, lo ricorderete con le maglie di Inter, Lazio e Parma. Ma andiamo anche oltreoceano, passiamo alla CONCACAF Champions Cup, competizione per le squadre nord e centroamericane. Qui 27 le squadre iscritte a questo torneo, che è completamente a eliminazione diretta, un po' come erano la vecchia Coppa dei Campioni o la vecchia Coppa UEFA. Ogni sfida si decideva il passaggio del turno. Cominciamo anche qui dai quarti di finale, un torneo questo
vi dico subito, sempre, quasi sempre dominato dalle squadre messicane. Pensate che dal 2006 a oggi solo in un'occasione il trofeo non è stato vinto da una squadra messicana, 3 anni fa dagli americani del Seattle. Ma cominciamo dai quarti di finale, che vedeva la sfida tra i costaricani dell'Herediano e i messicani del Pachuca. Facile successo dei messicani, 5-0 all'andata e 2-1 al ritorno messicani, quindi in semifinale. Seconda sfida tra gli americani del New England Revolution e anche qui un club messicano, il Club America. Anche qui larghissimo successo dei messicani, 4-0 e 5-2 per il Club America, che si aggiudica il passaggio del turno. Nella terza sfida l'unica squadra messicana che non si qualifica in semifinale, il Tigres, è eliminato dagli americani del Columbus Crew, doppio 1-1 nella sfida che si è decisa ai calci di rigore, 4-3 in favore degli statunitensi. L'ultima quarto di finale vedeva di fronte l'Inter Miami, la squadra di Leo Messi e di Luis Suarez, che sfidava il Monterrey, anche qui squadra messicana, e anche qui successo dei messicani, doppio successo, 2-1 e 3-1 Monterrey. Quindi in semifinale sono 3 le squadre messicane in semifinale. Nella prima sfida, un derby tra il Club America e il Pachuca, hanno la meglio questi ultimi per 2-1 nella sfida di ritorno dopo il pareggio dell'andata, quindi il Pachuca si qualifica per la finale. Nella seconda sfida il Columbus Crew invece ha la meglio sui messicani del Monterrey, doppio successo 2-1 e 3-1 per la squadra americana, che a sorpresa arriva nella doppia finale. Quindi la finale tra il Pachuca e il Columbus Crew, gara unica in questo caso, è vinta, guarda caso, dal Pachuca, squadra messicana che vince per 3-0 nettamente questa finale e si aggiudica nuovamente il titolo di campione della zona CONCACAF. Bene, si chiude qui questa puntata dedicata alle varie Champions League dei vari continenti. Se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento a una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!